Tagliafico dentro il pallone con Semedo che legge e chiude, poi deve allontanare, lo fa malissimo, no per favore, calcio di rigore. Cioè, Semedo allontana addosso a Van Dijk, che poi giustamente prova ad intervenire, lo fa fallosamente, per una volta abbiamo parato, lui interviene fallosamente. E quindi è calcio di rigore grosso quanto una casa, ma io devo capire perché e quale marca di croccantini ha in testa Semedo, perché francamente al 91esimo di questo tipo di partita non puoi. Che poi in tutto questo Buffon non si era tuffato, per la cronaca, io mi ero tuffato esattamente dove ha calciato Perisic. Se avesse inquadrato la porta, probabilmente non l'avrei presa con filosofia. E invece dalla parte opposta Gnabry non ci arriva, perché poteva essere un finale davvero thriller. Già è un finale thriller, ma l'arbitro fischia. Fortunatamente 1-1, che ha tutt'altro sapore rispetto a quello contro il Lione. Due pareggi, due punti, ma ripeto, di pesi diversi contro avversari diversi. Oggi è un punto guadagnato e non due punti persi. Però bisogna voltare veramente pagina, bisogna ripartire e ricominciare a giocare come avevamo abituato un po' tutti, e quindi vincere le prossime due partite e chiudere con un totale di 8 punti. Dunque, al momento, dopo due pareggi, la classifica recita: Rangers a 42, a meno 5 dal quinto posto, dove in questo momento c'era Lazio. Quindi è comunque raggiungibile anche in questo episodio, tra l'altro. Poi c'è il Napoli a più 7 su di noi. L'obiettivo è quello lì, lo sappiamo, almeno il quarto posto. Non è semplice, perché nonostante la ripresa che abbiamo avuto, comunque ogni tanto intacchiamo in qualche passo falso, ma è normale, ci può stare. E adesso vediamo se contro il Newcastle di Mattia Casalone riusciremo a fare una bella partita e a portarci a casa i 3 punti. Gira su Van Dijk, c'è larghissimo Amian. Visto il lanciato, il Newcastle difende malissimo esternamente. Occhio al 15 che la rimette. Peragi che rischia di piegare le mani ad Onana. È comunque 0-0, perché il portierone, che nella realtà gioca all'Ajax, mette il calcio d'angolo. Raccoglie Agi. Ancora Van Dijk che viene incontro, difende il pallone. Poi ricomincia da Koundé. Si apre ancora il gioco in zona Agi. Gli balla tra le linee, il tocco è per il 10 che può inventare un gran pallone per Vidal che la tocca morbida e la mette in porta. 1-0 Rangers. Grande idea di Dybala, grande freddezza del cileno. 1-0 per noi. Fa Bruno Fernandes, la fa girare e Buffon ne mette fuori, dove arriva però Fabian Ruiz. Salta Koundé, arriva pure in zona tiro. Ruiz mette giù Vidal, che però commette fallo. È successo di tutto, alla fine è punizione per il Newcastle. E attenzione, perché da qui Bruno Fernandes può far male. Parte col destro e pareggia la partita. Grande calcio di punizione dell'ex Udinese. 1-1 alla mezz'ora. E poi palla verticale a cercare Almiron. Di sponda su Robertson. Lancio da parte del giocatore del Liverpool con Lozano che la mette al volo. Non possono tenere il possesso loro. Invece Van Dijk svirgola e conclusione con Buffon che c'è. Però Lozano non può mettere un cross così. Io voglio bene a FIFA, ma dai. Pronti a ricominciare con un Kun in più e con un Bufalo in meno. Il segnale Marconi a Sergio Aguero lo ha dato facendolo partire dalla panchina. Vediamo se adesso il numero 9 risponderà bene al mister. Bruno Fernandes interviene. Pellegrini e interviene con i tempi giusti. Possesso che torna a noi. Vidal, c'è Aguero davanti, pallone per lui, occhio che Vidal riparte come nel primo tempo, ottimo inserimento, poi sinistro, segna comunque con entrambi i piedi e riporta avanti i Rangers 2-1 al decimo del secondo tempo. Sempre Arturo Vidal, prima doppietta in stagione per il cileno. Gale a lottare, ma possesso che rimane a noi. Kieran Tierney voleva Aguero, non lo trova, poi ritrova il pallone, si mette in proprio, adesso dentro per il Kun che conclude e la chiude Sergio Aguero,
torna a segnare partendo dalla panchina. Il segnale, la provocazione del mister ha portato i suoi frutti. 3-1, finisce così. Ultimi 7 minuti di partita con i Rangers saldamente in vantaggio per 3-1. Occhio però a Gale, e Buffon deve dire di no. Wijnaldum lancia bene verso Rashford, cresce in questo finale nel Newcastle, palla al centro, Koundé fa il Buffon della situazione. Newcastle ha rischiato di segnare 3 gol nel finale, non facendo praticamente un tiro in porta per 90 minuti. E allora andiamo noi a far poker, sempre col Kun, rincorre la Shell, in area, Kun! Sono 4, segna solo doppiette, l'ultima a Liverpool, poi non ha più fatto gol. Oggi parte dalla panchina, entra in campo e ne fa 2 nel secondo tempo, 4-1. E finisce così, con il poker, la doppietta di Agüero, che arriva a quota 14 gol in Superlega. Una sofferenza teorica, sporadica per i Rangers, che in realtà hanno fatto molto bene, così come il Newcastle ha provato a fare molto bene. Complimenti a Mattia Casalone. Adesso noi pensiamo soltanto alla Roma, per chiudere l'episodio magari con un sorriso. Già all'andata abbiamo sorriso contro la Roma eccessivamente, perché abbiamo vinto 3-1 in casa. All'Olimpico sarà un'altra musica, loro sono sempre saldamente primi in classifica, ma noi siamo sempre saldamente quelli che never give up-ano. E vediamo come andrà. È sabato 14 marzo 2020. Allora, io però sono curioso di una cosa, 14 tra l'altro come i gol di Agüero in Superlega, la Roma con Piqué, la Roma saldamente prima in classifica, la Roma che, ok, ne ha perse 3, no? Perché per un attimo ho avuto il dubbio, perché ogni volta che vedo i risultati la Roma vince sempre, ha vinto anche l'ultima in trasferta 2-0 contro il Milan. E quindi mi sono chiesto, ma non è che li abbiamo battuti soltanto noi all'andata? No, sarebbe stato troppo bello. In questo momento tra l'altro Roma ha più 18 sui Rangers, che però vincendo e sperando in una sconfitta di Lazio, Liverpool e Atletico Madrid potrebbero chiudere l'episodio al quinto posto. Insomma, vediamo un po' che succede. Intanto giochiamo con la Roma all'Olimpico, quindi intanto giochiamo con la Roma all'Olimpico, poi vediamo. Siamo nella casa della capolista, nella casa di chi sta dominando questa Superlega. La sensazione però, anche in virtù del risultato dell'andata, è che non sia una gara a senso unico, non sia una gara già decisa. Insomma, saranno 90 minuti che equivarranno a una battaglia, a una guerra, ad un sogno, quello dei Rangers, di vincere, e poi vediamo un po' cosa faranno le altre. Y aquí no tenemos miedo, ya bajé del cielo, compromiso que tengo es conmigo primero, mi vida si mantero, que andas arrastrando te. Sfida Semedo in velocità, prova a contenerlo il 2. Tocco all'indietro per Saúl, che crossa sul secondo palo per Bale, che spacca la traversa. Non è finita, Benzema disturbato da Pellegrini, che tra l'altro è un ex virtuale di questa partita. Poi Pellegrini, c'è Insigne tra le linee, il tocco è per Agi, scappa subito il Kun, in area, sinistro sull'esterno della rete. Però si dimostra che ci siamo anche noi. Evita il potenziale disturbo di Agi. Poi James, lancio perfetto per Coman, posizione dubbia, poi Benzema e Buffon si allunga. La Roma è ovunque con chiunque. E i Rangers vogliono uscire ancora con Pellegrini, ancora sul Kun, che è un po' la boa di oggi, e questa volta manda al bar Piqué. È partito Agüero, in area, Agüero finta il destro, cerca il sinistro, ma la colpisce malissimo, praticamente a porta vuota, perché ormai aveva saltato anche Oblak. Apre a sinistra per Coman, uno contro uno con Semedo. Coman non lo punta, preferisce attendere rinforzi, trova Saúl, destro Buffon, e poi Tierney allontana. Odriozola lo rincorre, Pellegrini che però ormai ha le bombole d'ossigeno per questo finale. Altro cross, Buffon, e gli stava quasi sfuggendo il pallone. Riparte il Kun, a destra vola Semedo, volerebbe anche Gnabry in teoria. Semedo intanto la porta, lo rincorre Roussillon, ha preso il tempo il 2, che entra in area, la alza verso Insigne o Gnabry. Ci arriva l'11, ma ci arriva pure Oblak. Occhio alla corsa di Bale, non può marcarlo Pellegrini, dovrebbe marcarlo Tierney, che adesso va su di lui. Il gallese la mette per Pastore! Pastore in rovesciata, ragazzi! Stiamo calmi e umili, soprattutto. Pastore. Saúl verso Benzema, che ha un po' troppo spazio, secondo me! E infatti trasforma
segnando un bellissimo gol. 1-0 Roma, Karim Benzema al minuto 73. E adesso è durissima. Ultimi 12 minuti. Angolo di Insigne a cercare una deviazione. C'è Agüero a lottare ancora con Spinazzola che è in chiusura. Il Kun alla meglio? No. È bravo Spinazzola. Agüero rimane per terra. Si è già fatto male una volta in stagione, ma era ad inizio campionato e ci serviva meno. Occhio a Spinazzola intanto dalla parte opposta. Al cross Benzema. La mette giù e calcia Buffon in qualche modo. E poi palo a porta vuota di Benzema. Ma attenzione, sono più preoccupato per Agüero in realtà. Si è fatto male il Kun. Entrerà Morelos. Esce sulle sue gambe Agüero, questo è importante. Però vediamo come rientrerà e quando rientrerà. Ultimo minuto di partita. Occhio a Pastore che inventa, vuole un appoggio. Trova Fernandinho in area, al centro. Ha chiuso Semedo. La partita finisce e noi usciamo a testa altissima. 1-0 contro la Roma, battuta all'andata. È nettamente più forte oggi, nettamente più in forma. Ha meritato poi di vincere la partita. Ha colpito 3 legni in tutto, 2 traverse nel primo tempo, un palo nel secondo. Da noi più che la sconfitta mi preoccupa Agüero, sono sincero, perché adesso vediamo. Solitamente quando si fa male un giocatore a questo punto della stagione sono sempre guai seri. Chiudiamo con la classifica, ma soprattutto con un mini colloquio con il fisioterapista. Vediamo cosa ci dice per l'infortunio del Kun, tutto live. 3 settimane. 3 settimane, che poi magari alla fine saranno 15 giorni, perché FIFA da questo punto di vista è così. I giocatori rientrano anche prima del dovuto, però quindi salta sicuramente l'Inter e il Celtic. Probabilmente tornerà a disposizione per il City, però sicuramente salta il derby e questo dispiace. Detto ciò, la classifica è inutile guardarla perché molte squadre sono ancora a 29, chi addirittura a 28 partite, quindi insomma guardate la nostra di posizione che è la solita. 8° posto in classifica, 45 punti. Va bene, chiudiamo l'episodio con una sola vittoria, 2 pareggi e una sconfitta. Insomma, media da inizio Superlega, però devo dire lo abbiamo fatto sempre con partite interessanti, partite divertenti all'interno delle quali è successo praticamente di tutto. Vi saluto ricordandovi di lasciare un like per supportare la serie, iscrivervi se siete nuovi, seguirmi sui vari social e quindi Instagram nello specifico. La mia voce non c'è più, quindi direi che vi mando un bacione. Never give up e bella regà.